roba da adesso. Dicono le leggende metropolitane che fu l'arcangelo Michele, santo protettore di Kiev, l'antica capitale della gente russa, a deviare dalla città le nuvole radioattive che arrivavano da Chernobyl in quei lontani maligni giorni del 1986. Si fermarono alla periferia della città, poi si diressero verso la Bielorussia e Kiev si salvò dalla catastrofe radioattiva. Ora nessuno più ricorda Chernobyl. Kiev vuole dimenticare. Non parlano volentieri i professori di fisica all'università. Qualche loro collega, nel passato, ha perso il posto per aver ammesso troppo. Ma cosa? Non è forse tutto finito con il reattore nucleare di Chernobyl? No. Forse, nel suo sottosuolo, c'è ancora l'inferno. Номер центральный зал блока номер 4. Il 26 aprile 1986, un esperimento maldestro, o forse un terremoto, come hanno rivelato recentemente a Mosca fonti dell'ex servizio segreto, scatenò la tragedia. Il reattore esplode, come un vulcano. 200 volte la potenza della bomba di Hiroshima. Una enorme nuvola radioattiva si formò sopra il reattore e, portata dal vento, coprì quasi tutta l'Europa. Migliaia furono le vittime. Spento il reattore, ora a Chernobyl, sotto un immenso sarcofago con 1000 metri quadrati di crepe e buchi, giacciono inerti 180 tonnellate di combustibile nucleare, 11.000 metri cubi di acqua e 740.000 metri cubi di sabbia radioattiva, pari a oltre 20 milioni di curie. Da quel 26 aprile di quasi 20 anni fa, in centinaia di villaggi intorno a Chernobyl, il tempo si è fermato. Piccole pompee nucleari vivono sotto la neve e i bracconieri sono gli unici abitanti di questi posti desolati. Settimanale La Voce dei Campi, organo delle cooperative agricole, da allora non esce più, ma sul terreno sono restati gli indizi di vite spezzate, di sogni di gente comune, di feste e di documenti e di giochi, i ritagli dei giornali che il vento radioattivo ha mischiato come un mazzo di carte proclamano che la mungitura è stata eccellente, che la vittoria della cooperazione è vicina. Poi tutto finì quella notte. Thank you.
Franco, un volontario italiano che ogni anno porta in Italia gli sfortunati bambini di Chernobyl, è andato a trovare certi amici bracconieri che vanno a caccia di cervi, cinghiali e bufali. Nelle foreste abbandonate della zona, migliaia di capi di bestiame si sono riprodotti a dismisura e sono persino oggetto di studio da parte di alcune università americane. Quali mutazioni genetiche subiranno questi animali negli anni vivendo in zone altamente radioattive? Franco ha così portato con sé una piccola telecamera per testimoniare un losco commercio. Le radiazioni sono altissime, eppure qualcuno può ancora entrare nei villaggi contaminati. Tra la neve, nella brughiera, Franco ha un appuntamento con un gruppo di bracconieri di cinghiali che vivono in una dacia. Macellano carne altamente radioattiva, che però finirà sulla tavola di chissà quali città dell'ex impero sovietico. Intanto, le rondini della Bielorussia, secondo un recente studio effettuato dal professor Michel Fernet dell'Università di Basilea, presentano dei mutamenti genetici. Chissà se la primavera, facendo sciogliere le nevi, svelerà i misteri nascosti in queste zone dimenticate da tutti. Mi chiamo Vladimir e ho 63 anni. Facevo il geometra. Pioveva acqua arancione e tutto il terreno era diventato di quel colore. Siamo intervenuti subito. Dovevamo entrare a turno nel reattore solo 2 minuti per squadra, nessuna difesa, tanto era inutile. È stata una lotta contro il tempo per bloccare il reattore e per non morire all'istante. Avevo la gola gonfia per lo iodio radioattivo. Non riuscivo più a parlare. Io me la sono cavata con 2 ictus, colpa dell'intossicazione da piombo, ma tanti sono morti, anche ragazzi, molto giovani. Centomila lavoratori come Vladimir arrivarono da tutta l'Unione Sovietica. Dovevano liquidare il mostro e vennero chiamati i liquidatori. Puntellarono la struttura del reattore, lo chiusero in un fragile sarcofago di cemento, sgomberarono parte delle macerie radioattive, ma a caro prezzo. 10.000 furono i morti, ancora di più i malati di tumore. Mio figlio era entusiasta del suo lavoro. Mamma mi disse, mi danno $100 al mese, la televisione e le medicine gratis. Una bella casa, potrò viaggiare senza pagare sugli autobus e andare in vacanza un mese in Crimea. Ma poi mio figlio è morto di leucemia. Gli uomini che salvarono il mondo, c'è scritto nel monumento dedicato ai liquidatori di Chernobyl. Dei compagni di Vladimir, almeno 200 dormono su questa collina. Sergei è stato un altro liquidatore.
ma a differenza dei tanti suoi anonimi compagni, ha anche una foto tutta per sé, in un dimenticato museo che alla periferia di Kiev racconta la dimenticata epopea, il museo di Chernobyl. Ci ha portato Vladimir in questo mausoleo dell'orrore e del coraggio umano. Стати не померти, мабуть, ти дуже вперти, бо тяжка і ніколи весна є. Але на світ треба дивитись набагато простіше, бо він же не такий складний. І тітка Фортуна, якщо буде треба, то погляд ще зловить дві. Хавай! Хавай свою дачу, за руки за мною. Sergei, amico di Vladimir, però non sgombrava macerie, ma immortalava la tragedia. Sergei era un fotografo e un cineoperatore. Sergei venne mandato in centinaia di piccoli villaggi intorno a Chernobyl, che ora esistono solo di nome, e doveva riprendere ogni cosa per il governo di Mosca. Sergei entrò nel ventre del vulcano. Le radiazioni erano altissime e bucavano la pellicola, che ora appare piena di puntini bianchi. Laggiù il tempo non si avvertiva, raccontò poi a Vladimir prima di morire. Era come se si dilatasse. Sergei doveva restare solo 3 minuti al giorno nelle viscere radioattive della centrale, ma spesso si dimenticava del pericolo. Ci rimaneva per ore. Il tempo laggiù a Chernobyl si era come fermato. Le pellicole girate da Sergei, dopo un'ora di esposizione alle radiazioni, sono ora quasi inutilizzabili. Restano le voci di lontani fantasmi che ci parlano del loro lavoro all'inferno. Qui è tutto molto pericoloso, si dicono i liquidatori. Il pavimento è crollato, dobbiamo lavorare solo 1 minuto e poi tornare indietro per decontaminarci. O moriremo. Sergei, con la sua cinepresa, documentò anche l'esodo. Andava per i villaggi e le città vicino a Chernobyl, dentro a una tuta d'astronauta. La gente continuava a vivere normalmente, mentre la nube radioattiva copriva ogni cosa. Nessuno aveva ancora avvertito la popolazione del pericolo. Dovete tutti prendere l'autobus, diceva un altoparlante. Stiamo evacuando la città. Prendete con voi il cibo per le prime necessità. E non dimenticate di chiudere la porta. State calmi, siamo tutti molto organizzati. Da lontano, Sergei riprese la centrale esplosa. Le foreste bruciate, le case abbandonate, mentre le radiazioni bucavano la sua pellicola. Sergei ebbe 3 medaglie per il suo lavoro. Morì dopo 1 anno da quelle riprese. Anni dopo, i pompieri di New York regalarono una targa ai liquidatori sopravvissuti. Colleghi liquidatori, vi trovaste in quei giorni di fronte al fuoco
e lo spegneste, anche se vi costò la vita. Grazie, fratelli. Anche altre città oltre Kiev, come Minsk e Gomel in Bielorussia, apparentemente normali, future candidate ad entrare in Europa, cercano di dimenticare quella tragedia. Ma un'area grande due volte l'Irlanda, sparsa tra Ucraina, Bielorussia e Russia, con una popolazione di 2.500.000 persone, resta ancora radioattiva. La contaminazione è elevata, da 1 a 40 curie. In Italia, per fare un esempio, risultano 5 milionesimi di curie. Capita però ogni tanto che nelle fonderie bresciane impianti di ferro smantellati dalla Russia, destinati ad essere trasformati in tondini, si rivelino ad un controllo radioattivi. Venivano da zone contaminate di Chernobyl. Ma la parola d'ordine in Russia, Bielorussia e Ucraina è una sola. Dimenticare Chernobyl. Ma Chernobyl oggi, per dimostrare che tutto è sotto controllo, offre tour turistici con visita al reattore. E ci siamo stati anche noi, salendo sul pullman con una tuta bianca antiradiazioni, per vedere da vicino il famoso sarcofago di cemento armato pieno di crepe. Una tuta che ha subito suscitato l'ilarità dei fisici nucleari presenti. Nessun pericolo di radiazioni, ci hanno detto. Però in seguito un fisico russo, che lì prende $100 al mese di stipendio, ci ha rivelato che nel 58 ci fu già un'altra Chernobyl, negli Urali, ad Arzamaz, nella fabbrica di plutonio militare di Majak. Ora, a poco, tra gli scienziati trapelano i dati segreti. Ci fu una esplosione. Là, oltre gli Urali, in certe zone, la leucemia è endemica. 20.000 persone furono evacuate in gran segreto, ma venne messo tutto a tacere. Ma lì a Chernobyl, al centro del vulcano, ora tutto è normale. Ci vorranno 50 anni di lavoro per normalizzare l'intera area. Tutti giurano però che la radioattività è minore che in Piazza San Pietro a Roma. A 20 chilometri dal reattore e dall'inferno, ecco però il paradiso. Una moderna cittadella nucleare, Slavutic, la città degli angeli. È stata costruita per ospitare gli scienziati, i tecnici che nel passato lavoravano al reattore e che ora hanno il compito di rilanciare il nucleare pulito in Ucraina. Il governo di Kiev, infatti, non vuole dipendere né dalle centrali a carbone, dove muoiono troppi minatori, né dai gasdotti russi. Ovvero la dipendenza economica da Putin. Vuole l'autonomia energetica e la cerca nella fusione atomica. Europei ed americani aiutano il governo ucraino a costruire nuove centrali. Sono già stati stanziati 1.500 miliardi di vecchie lire dalla Banca Europea di Ricostruzione con sede a Londra per bonificare definitivamente Chernobyl, in un via vai di ditte francesi, tedesche, americane, italiane e giapponesi. 5.000 lavoratori ucraini sono sul posto. Ma il sarcofago di Chernobyl significa anche tanti posti di lavoro a rischio. La televisione locale di Slavutic ha persino trasmesso in diretta la cerimonia della chiusura della centrale nucleare di Chernobyl 3 anni fa. C'erano stati cortei di protesta dei tecnici che temevano di perdere il loro impiego sicuro a $50 al mese. Era il 15 settembre dell'anno 2000, alle ore 13 e 16 minuti. Il direttore generale delle stazioni vi comunica che stiamo per chiudere i reattori. È un ordine, siate pronti, eseguitelo.
La commozione era nell'aria quel giorno. Molti tecnici e scienziati ucraini che avevano lavorato nel pericolo per anni a Chernobyl piangevano e si lasciarono andare ai ricordi e ai rimpianti. Si sono ormai affezionati al mostro rinchiuso nel sarcofago. Ho un peso dentro all'anima. È tanto tempo che sto qui. Era come una famiglia. E ora sarò solo, infelice e per sempre. Sì, non volevo premere quel bottone, ma il mio destino era di farlo. Ora però sono molto triste. Sì, mi sembra di sognare. Ho come un gruppo di gatti dentro l'anima. Sono sconvolto. Abbiamo chiuso per sempre. Non dimenticherò mai chi è morto. Ma la vita deve però andare avanti. Ho paura del futuro. Qui abbiamo chiuso. E di noi che cosa sarà domani? Ma Chernobyl rinascerà. Si chiameranno Khmelnytskyi 2 e Rivne 4, le due nuove centrali nucleari in costruzione in Ucraina. Questa volta costruite secondo i parametri europei, i più sicure. Ma il fisico nucleare Vasily Nesterenko, progettista di Chernobyl, non è d'accordo sulla fine dell'emergenza e da anni lancia l'allarme. Oggi hanno messo parecchie tonnellate di sabbia sopra questo materiale che c'è dentro. Visto? И вынесет в Черное море, по Днепру. E in seguito dell'inondazione questa sabbia potrebbe salire su e portare tutto ciò che c'è sotto. Пока не убрано отсюда топливо, опасность этой станции сохраняется. E finché il combustibile non è portato via, il pericolo rimane sempre. C'è il Dniepr, che è tutto vicino a reattor, e se ad esempio Dnipro, in primavera c'è un'inondazione che copre, diciamo, il territorio della stazione, allora tutto potrebbe andare verso il Mar Nero. Può portare questo pericolo non solo per l'Ucraina, ma per tutti i paesi che circondano, che si trovano sulla costa del Mar Nero e che poi è collegato anche con il Mare Mediterraneo. Il pericolo di questo reattore sta non solo per la Bielorussia, ma per tutta l'Europa. L'acido di Dnieper potrebbe dunque risvegliare il vulcano spento? Chissà. Intanto, nella sua dacia in campagna, il professore ci mostra un inedito cinegiornale dell'epoca. Un esempio di come l'imprevisto quotidiano si possa trasformare in tragedia. Siamo in una cittadina ad un pugno di chilometri da Chernobyl, nei giorni successivi all'esplosione. Nessuno ha avvertito la popolazione. I militari, invece, si preparano alla sfilata del 1° maggio. Da lontano si intravede il profilo del reattore esploso, avvolto in una minacciosa nuvola arancione. Un cineoperatore, forse lo stesso Sergei, va sul posto con la sua tuta bianca e la cinepresa. Ma è la tragedia.
Da Mosca i funzionari, indaffarati per la sfilata del 1° maggio, continuano a rimandare l'evacuazione. Si perdono così giorni preziosi. Gli abitanti e il cino operatore vengono lasciati nella bufera radioattiva. Cade una pioggia arancione che prende la gola. A questo punto la pellicola dell'anonimo eroe viene letteralmente bucata dalle radiazioni e i volti si trasformano in tante macchie indistinte. A Chernobyl ancora oggi si muore. Questi bambini ricoverati all'ospedale di Nabokov in Russia sono stati colpiti da leucemia, da cancro alla tiroide. Sono almeno 11.000 e il 3% dei nati nei territori contaminati ha anomalie genetiche. Gli esperti la chiamano immunodeficienza di Chernobyl. In quest'altro ospedale, in Bielorussia, si sta operando un bambino colpito da cancro alla tiroide. Qui non c'era mai stato un cancro alla tiroide prima del 1986. Ora abbiamo 124 casi, ci dice il dottor Rogko Yuri. Tutti soffriamo di una strana sindrome, debolezza e a volte tubercolosi. Si verificano moltissimi cancri alla mammella e ai polmoni. Nessuno vuol venire qui a fare l'infermiere o il dottore. Qualche mamma ricorda ancora quei camion di giocattoli che arrivarono un giorno dall'Europa, dalla solidarietà internazionale. Il professore Mikhail Kislov da anni, con pochi mezzi, combatte questa AIDS nucleare. Ma le statistiche si fermano al 1998. Da Mosca non arrivano medicine. Gli ospedali sono fatiscenti. 3 anni fa mi sono trasformato in clown tra le corsie. Volevo almeno vederli sorridere per un giorno. Quel giorno, Mikhail, finite le speranze di guarigione e anche le preghiere, traghettò i suoi piccoli pazienti, serenamente, verso la fine. Не преклонит.
словами жгут гранит. Я не забуду о тебе. Ivan invece ce l'ha fatta. È stato colpito da tumore alla tiroide, ma ora sta bene. Ed è venuto a passare in Italia un mese di vacanza. Ci risulta, questi sono dati ormai scientifici, che il cesio, che è una parte fondamentale della radioattività, viene smaltito con cibi e acqua sana. Questo si è potuto constatare anche a noi che andiamo spesso nelle zone contaminate, ci consigliano sempre, una volta ritornati in Italia, di bere molto per smaltire il cesio che ingeriamo in quel periodo lì. Ma basterà un mese di cibi non contaminati per guarire Ivan? Ma l'amicizia è più forte della morte. E tornati ai loro villaggi radioattivi, spesso i bambini di Chernobyl invitano i volontari italiani. E allora sarà festa nelle palestre delle scuole. Большие города, пустые поезда, ни берега, ни дна. Все начинать сначала. Холодная война. Solo tra 300 anni questi paesaggi bucolici non saranno più inquinati dal cesio e dal plutonio. Oggi queste sostanze tossiche sono attive nel terreno ed entrano nel ciclo alimentare, ma tutti appaiono rassegnati. Ed Igor, che pascola le sue mucche sul terreno altamente contaminato, Igor, che è nato proprio nel 1986, cade dalle nuvole. Io so solo che il mio latte viene comprato e finisce poi nei mercati. È normale, no? Nel Kolkhoz, rivoluzione d'ottobre, vicino a Gomel, la radioattività è alta, da 1 a 5 curie. Eppure gli ortaggi di questa serra finiscono esportati a Mosca. La direttrice sorride amara. Ma quale contaminazione, ci dice? E poi quale parte della terra ormai è pulita? Dovunque, sulla strada,
prodotti agricoli radioattivi vengono smerciati senza nessun controllo. Lungo la strada incontriamo Olga, un'altra venditrice improvvisata. Ci accompagna nella sua dacia, dove ha impiantato un piccolo allevamento di api. Miele. Miele radioattivo. Da vendere sulla statale. O da esportare a Minsk, a Gomel o chissà dove. Suo marito ci dice che è miele buonissimo. Più avanti, in una zona ad altissima contaminazione radioattiva, incontriamo un gruppo di volontari italiani. Qui il torinese Massimo Bonfatti sta per realizzare una serra sperimentale dove verranno coltivati ortaggi senza radiazioni. E se l'esperimento funzionerà, i bambini dei villaggi intorno potranno vivere tra meno pericoli. Anzi, le serre si moltiplicheranno. Con Massimo giriamo per Dubrovnik, un villaggio con 40 curie di radiazioni. Le case abbandonate da quasi tutti gli abitanti originari sono state occupate da profughi dello sterminato ex impero sovietico. E proprio qui verrà impiantata la serra. Elena, 30 anni, profuga col marito dal Kazakistan. Alla fame e ad un tugurio ha preferito una lussureggiante dacia dove vivere coi prodotti del proprio orto. Nessuno le ha mai spiegato i pericoli che corre. Finora non mi è capitato niente. Spero però di non ammalarmi. Io vorrei avere dei bambini. Il governo russo non sa che fare. Non ha mezzi per contrastare questa catastrofe. E ci sono migliaia di paesi come questi intorno a Chernobyl. I contadini rimasti, delusi dalle tante promesse fatte dal governo, preferiscono restare qua, tra le radiazioni. Abbiamo spesso la febbre e no, non è la vecchiaia, sono strani dolori in tutte le ossa. Arrivederci, amici italiani. Ricordatevi di noi. Tornate a trovarci quando potete. In un villaggio abbandonato, poco lontano, sono rimasti solo un bambino con la sua nonna. E anche un vecchio veterano. Qui siamo già tutti morti. Siete le prime persone che vedo da anni. Avrei una richiesta da farvi. Un po' di latte per mia moglie, che è cieca. Il veterano Boris ci lascia per un momento. Ha una sorpresa per noi. E si allontana per rientrare in casa. È un'occasione da non perdere per il vecchio Boris. Si è appuntato al petto le medaglie dell'ultima guerra. Ma ci siamo solo noi ad assistere alla sua sfilata. Ho 85 anni, ho combattuto tante battaglie, ma questa è stata la più difficile. La gente mi è morta intorno, colpita da un nemico invisibile. Sì, silenzioso e invisibile.
Yeah.